Un cordiale saluto. Benvenuti nello spazio meteo per domenica 26 febbraio 2023 a cura di Meteograd. Quadro riassuntivo su simulazione satellitare. Imponente elevazione azzorriana sul cui bordo orientale scorrono masse di aria gelida verso l'Europa centrale, richiamate sull'alto Mediterraneo da una forte depressione attiva sui settori italiani. Segue ora il dettaglio modellistico previsionale e successiva tendenza. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo. Poderosa elevazione azzorriana sui settori occidentali europei, fino ad insinuarsi tra Groenlandia e Scandinavia. Sul bordo orientale di tale struttura anticiclonica scorrono masse di aria gelida di estrazione russo-scandinava, dirette sull'Europa centrale e richiamate sull'alto Mediterraneo da una profonda depressione nei pressi della penisola italiana. Attese condizioni di severo maltempo con soventi nevicate in pianura, anche abbondanti. Previsioni meteo in area italiana per domenica 26 febbraio 2023. Nord. Intenso peggioramento con allerta forti precipitazioni su tutte le zone, più consistenti in area occidentale e a sud del fiume Po. L'ingresso di aria molto fredda a tutte le quote consentirà nevicate fino in pianura, a tratti anche abbondanti. Centro. Allerta meteo per maltempo al centro-nord con precipitazioni abbondanti e temporali. Dal pomeriggio irrompe aria fredda, accompagnata da nevicate in pianura su Toscana settentrionale ed Umbria. Altrove precipitazioni più deboli e meno probabili. Sud e isole. Irregolarmente nuvoloso con precipitazioni in forma sparsa, più probabili sulle isole e successivamente sui settori tirrenici. La fenomenologia tenderà ad intensificarsi dalla serata. Temperature massime in sensibile ed improvvisa diminuzione al nord e dal centro-nord. Minime anch'esse in generale diminuzione. Valori che piomberanno sotto la media sui settori centro-settentrionali. Ventilazione fino a molto forte a rotazione ciclonica attorno ad una depressione sull'alto Tirreno. Possibili raffiche fino a tempesta. Mari molto mossi con moto ondoso in aumento fino a mari agitati. Dalla sera mareggiate sulle coste esposte. Concludiamo con la tendenza su scala nazionale per i successivi due giorni. Permane una depressione sui settori alto-tirrenici, alimentata da aria fredda in parte polare ed in parte continentale. Ciò alimenterà condizioni di maltempo al nord-ovest e lungo tutta la fascia tirrenica, con precipitazioni a tratti intense e diffuse. Neve anche in pianura al nord nella giornata di lunedì. Nuovo impulso perturbato martedì che investirà la Sardegna e poi le centrali tirreniche con piogge e temporali. Venti forti e calo termico. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.